Presidente, è realistica la speranza di trattenere in Italia queste centinaia di ricercatori che altrimenti vanno all'estero a prendersi le loro soddisfazioni? Non ho chiesto se lei vorrebbe, ho chiesto se è realistico pensarlo o sperarlo. Mi piacerebbe dare una risposta provocatoria. Il problema non è se restano in Italia o no. Il problema è se l'Italia continua a fare ciò che ha detto Fabiola, che è straordinario. Cioè, l'Italia è un paese che, a differenza di ciò che noi raccontiamo, ha una straordinaria capacità di fare formazione. La nostra scuola è straordinaria. La nostra università, non tutte, una parte della nostra università è straordinaria. La vera questione diventa, uno, migliorare ciò che va migliorato, per esempio il sistema che consenta di dare certezze a dei ricercatori, senza farli mai sedere sui risultati, ma consentendo loro di essere stimolati, però bisogna dare certezze, bisogna che tutti gli anni, Fabiola me l'ha spiegato molto bene le volte in cui ci siamo visti, ci sia un concorso chiaro, cioè ci sia chiarezza dei posti che vengono banditi, delle possibilità che si aprono in Italia. Ma se Sara o Marco o Giuseppe trova poi la possibilità di dire per 3 anni va all'estero, poi rientra, poi fa altro, qual è la caratteristica importante per l'Italia? Che la scuola e l'università siano all'altezza di queste realtà e che le nostre istituzioni aiutino quelle grandi centri d'eccellenza a livello mondiale, il CERN. Io non mi sentirei di dire che Fabiola è un cervello all'estero, eppure Fabiola guiderà da esattamente 30 giorni, ormai ci siamo, il countdown è iniziato qualche mese fa, guiderà forse una delle più prestigiose a livello mondiale, uno dei centri di ricerca più prestigiosi a livello mondiale. È importante che Sara e chi come Sara decide, con quelle parole molto belle che ha utilizzato, di credere nella ricerca fino in fondo, possa avere le condizioni di farla in Italia. E contemporaneamente, però, se vuole fare un'esperienza all'estero, perché no? Sintesi estrema, più soldi per la ricerca, 500 posti per i ricercatori presi con iniziative anche fuori dai tradizionali giri universitari, poi si devono comunque appoggiare sulle singole università, più soldi ai centri di ricerca internazionali, a cominciare dal CERN, parlavamo prima dell'ESO, che è la struttura, il CERN è l'infinitamente piccolo. L'ESO è l'infinitamente grande, è l'astronomia, è la capacità di studiare i pianeti, è in Cile, ma ha una presenza italiana, mi correggerà Fabiola se sbaglio, anche questa molto significativa nella struttura. Ecco, in tutte le grandi istituzioni ci deve essere un po' d'Italia. E ho finito perché poi Bruno, se no, mi dice che la faccio troppo lunga. Tra l'altro, vi segnalo che è un obbligo istituzionale del Presidente del Consiglio partecipare alle presentazioni del libro di Bruno Vespa, più o meno come partecipa, sono G7, G20, presentazione del libro di Vespa, richiesta della fiducia alla Camera, e se no Mi ti fa piacere che annullano. venga riconosciuto, No, cioè, grazie. è una roba. La visita al CERN è un di più che ci abbiamo messo noi, invece la presentazione non ti danno buona, non te lo segnano negli annali. Dicevo, la cosa interessante è che questo tipo di risposta è anche ciò che farà l'Italia nei prossimi 20 anni, 30 anni, cioè l'Italia di questi ultimi mesi si è occupata molto di riforme, giusto, di cambiamento, giusto, ma queste sono le cose che da 20 anni non venivano fatte. E quindi le abbiamo dovute fare, è stato un corso di recupero. Le riforme in Italia sono un corso di recupero di ciò che non è stato fatto negli ultimi 20 anni. Ma adesso la vera scommessa è che tipo di Italia abbiamo nei prossimi 20 anni? Per me deve essere l'eccellenza della formazione e della scommessa sul capitale umano. Per questo più chiarezza nell'organizzazione, forse anche qualche intervento di semplificazione nelle regole. E qualche denaro investito in più, da questa stabilità iniziano finalmente ad averci più soldi, ma ancora non basta. Allora, Signora, se mi fa così, io non la, mi sta suggerendo la signora. La defiscalizzazione per i privati, per il momento l'abbiamo iniziata con la cultura, non escludo che il meccanismo che si chiama Art Bonus e che sta portando alcuni privati e imprenditori a investire in cultura possa essere allargato ai centri di ricerca e alle realtà più forti a livello universitario. Lei comunque si è già prenotata per mettere un fracco di soldi nel caso in cui, quindi prendere nota, il Allora, CERN potrebbe aver bisogno. le persone presenti, i giornalisti, se non ho contato male, le 18 telecamere, aspettano anche qualche risposta sull'attualità.
Dice, ma come mai Renzi è così prudente sulla Siria, sull'Iraq, eccetera? Qualcuno dice, perché si aspetta che si apra il fronte libico. E le notizie delle ultime 48 ore sono che l'ISIS, che sta perdendo pezzi un pochino in quella che era la sua roccaforte, si sta trasferendo a Sirte, che è un caposaldo storico, insomma, era la capitale vera di Gheddafi ed è diciamo a 600 chilometri dall'Italia. Allora, ce lo conferma? E che contromisure immagina di prendere l'Italia? Contromisure, insomma, quale livello di partecipazione l'Italia avrebbe a questo secondo fronte del contrasto al terrorismo? La presenza di Daesh a Sirte non è una presenza che arriva nelle ultime ore, è una presenza che l'intelligence stima essersi radicata già da mesi, quindi non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista, perlomeno non appare niente di nuovo e alcune ricostruzioni sono tutte da verificare, cosa che naturalmente assieme agli alleati di tutti i paesi stiamo facendo parte della coalizione, stiamo verificando, ma non vedo elementi di novità. Qual è il punto vero, così che chiariamo anche una volta per tutte la posizione dell'Italia? L'Italia non ha una posizione pregiudizialmente ostile a interventi anche di natura militare o più forti di natura diplomatica. L'Italia chiede soltanto che non si faccia ciò che è accaduto in Libia. Cioè, si è fatto un intervento senza una strategia e oggi vediamo e paghiamo le conseguenze di quell'intervento senza strategia. La risposta dell'Italia è su tre fronti. Uno, fronte militare. L'Italia è presente in Afghanistan. Io alle 4:30 ricevo il presidente Ghani. Presidente Ghani è il presidente di un paese in cui le truppe italiane svolgono un ruolo fondamentale. L'Italia è cruciale in Libano, dove guida la missione UNIFIL. L'Italia ha con il generale Serra l'incarico di special advisor del segretario generale dell'ONU per la Libia sull'aspetto militare. L'Italia ha l'inviato speciale dell'ONU diplomatico De Mistura in Siria. L'Italia è presente in Somalia, guida la missione Atalanta. L'Italia è presente nei Balcani con ruoli di grande responsabilità. L'Italia ha un numero di donne e uomini impegnati nei contingenti militari all'estero che è tra i più elevati al mondo. Questo perché deve essere chiaro a quelli che dicono «Ah, ma che aspettiamo noi a fare?» Non è che se facciamo un intervento in più o in meno questo denota il nostro tasso di partecipazione alla coalizione internazionale. L'Italia è uno dei paesi più impegnati al mondo. Punto. Questa è la realtà dei fatti. Siamo pronti a fare di più, non se una mattina ci svegliamo e abbiamo un dibattito sui giornali per cui le nostre risposte devono essere date all'opinione pubblica, che i giornali cambiano ogni 24 ore, la politica estera non può cambiare ogni 24 ore. E bisogna anche abituarci che uno può anche essere un po' brutale nelle risposte, ma io non accetterò mai, mentre per una battuta mi farei spellare, e per un dibattito politico, una litigata politica con un mio collega nella discussione politica mi farei spellare, tutto si può fare tranne che lasciare la politica estera sulla base alle reazioni, alle emozioni. La politica estera è una cosa seria dove il paese ha una sua linea di continuità e dove deve avere consapevolezza che quando si usano certe, una cosa è fare la guerra davvero, altra cosa è immaginare di fare delle discussioni parlamentari. Vorrei che questo fosse chiaro perché io, che pure sono tra virgolette l'ultimo arrivato in termini di esperienza politica, sono anche uno di quelli che ha piena consapevolezza del ruolo di un paese che è il sesto paese industriale del mondo quando si parla degli scenari internazionali. Non è prudenza, è saggezza, che è una cosa un pochino diversa, e noi italiani abbiamo saggezza da vendere in questi, e io sono fiero di essere alla guida di un paese saggio su questo settore. Secondo punto, c'è un tema diplomatico, viene dintorno, noi proviamo, caro direttore, a fare a Roma ciò che Vienna è per la Siria,
Cioè stiamo cercando di costruire le condizioni perché Roma possa ospitare un evento sulla Libia analogo a quello che Vienna sta ospitando sulla Siria. Terzo punto, la vera risposta dell'Italia è quella che magnificamente esprime Fabiola con la sua esperienza personale. L'Italia, in una battaglia di valori come quella che stiamo vivendo, non può limitarsi a dare una risposta securitaria. I cittadini si aspettano di sentirsi dire dobbiamo avere attenzione sulla sicurezza. Giusto, vero, non lesineremo sforzi perché ci siano carabinieri pagati meglio, perché ci siano mezzi più all'avanguardia, perché ci siano più telecamere nelle nostre strade, più controllo, più incrocio dei banchi dati, più intelligence, più cyber security, tutto giusto. Ma la risposta a questa crisi, che è una crisi enorme che durerà anni, la dai rivendicando i valori che hai sempre avuto nel tuo DNA. E allora quando io dico per ogni centesimo che spendiamo in sicurezza spendiamo un centesimo in cultura, in ricerca, in lotta al degrado delle periferie, in sport, in educazione, affermo una specificità italiana, che il contrasto a Daesh non è soltanto un contrasto in cui ti rinchiudi nella tua fortezza, ma in quello in cui vivi degno, orgoglioso, curioso, perché sei italiano e hai dei valori che sono valori grandi. Se siamo l'Italia è perché abbiamo avuto secoli di civiltà, di storia, di ricerca, a cui io non intendo rinunciare e credo che tutti voi non intendiate rinunciare insieme a me. Allo Stato è prevedibile un intervento militare internazionale contro il Daesh o ISIS in Libia? E l'Italia quale ruolo avrebbe in questo caso? Non è un tema all'ordine del giorno, almeno per il momento. Ancora stamattina Prodi insiste nel dire io volevo andare a mettere la pace in Libia, mi hanno detto di no, è arrivato l'ISIS. Ma è vera questa cosa che c'è stato un rifiuto italiano a che Prodi facesse il mediatore in Libia? Il segretario generale delle Nazioni Unite sceglie tra varie personalità l'inviato speciale. C'è una linea di condotta all'interno delle Nazioni Unite, più o meno giustificata, per cui di solito non mandano nei paesi che hanno avuto un'esperienza coloniale una persona della stessa nazionalità. Di solito hanno questo atteggiamento. In più, nel caso di specie, cercavano di evitare una personalità di primo livello che avesse fatto il capo di governo non soltanto in Italia, per evitare che fosse in qualche modo che avesse avuto delle consuetudini assolutamente logiche e fisiologiche con chi aveva gestito la Libia fino a quel momento. Questo è il motivo per il quale si è scelto Bernardino León, il segretario generale dell'ONU ha scelto Bernardino León come inviato speciale all'interno di una rosa di nomi che il segretario generale delle Nazioni Unite sceglie. Quindi nessuno di noi ha nessun tipo di preclusione contro nessuno degli ex presidenti del Consiglio italiani, ma il punto vero è che il segretario dell'ONU ha scelto questa persona, Bernardino León. Adesso c'è un tedesco, a chi dice ma dobbiamo mandare un italiano, e l'italiano in Siria, guardate, non facciamo dibattiti provinciali, non è che dipende dalla nazionalità dell'inviato speciale se si fa la pace o no. Il punto è che si è intervenuti in Libia in un modo che io vorrei evitare che si riproducesse oggi in altri scenari del mondo. E il motivo per cui, diciamo, quando abbiamo scelto che cosa fare, poi facciamolo con una strategia di lungo periodo, è esattamente per evitare una Libia bis. Poi non credo che Prodi l'abbia detto in questo modo così tranchant come lei ha detto. Ma come io ho letto. Allora, può darsi che ci sia stata una semplificazione giornalistica, come spesso succede. Per finanziare questi progetti, anche per dare... Lei vedo che è tutto sul tema del libro, le donne, cioè siamo proprio sull'argomento, cioè siamo proprio sulla... Adesso ci torniamo, dipende dalla rapidità delle sue risposte. Noi parliamo dell'ISIS. Due domande fuori donne e poi ci torniamo. La prima è questa, per finanziare e dare anche un po' di soldi a Fabiola e alle Fabiole che li meritano, bisogna crescere. Si parla di una battuta d'arresto. Adesso io non ho mai creduto all'utilità dello zero virgola, ma insomma da 09, 08 ci siamo fermati, non ci siamo fermati. I dati quali sono, i dati veri? Noi abbiamo fatto delle previsioni dello 0,7 di crescita quest'anno. Poi, visto che le cose andavano un po' meglio, l'Istat ha immaginato di fare 0,9. Forse chiudiamo a 0,8, non lo so, mi pare che il MEF abbia detto che secondo loro chiudiamo comunque a 0,9,
Della bontà di questa discussione ciascuno può, come dire, fare le valutazioni che preferisce. La vera questione è la seguente: se l'Italia rimette in moto la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi, l'Italia riparte. Ciò che può fare il consumo interno, anche rispetto alle previsioni di crescita, è pazzesco, è straordinario. È vero che è ripartito? Un pochino? Sì, è ripartito. Poi, secondo quello che dice Istat, noi abbiamo avuto un calo dell'export rispetto alle previsioni, Cina, situazione internazionale dintorni, e però siccome è ripartito il consumo interno, un aumento dell'import, che l'import funziona come depressivo delle previsioni di crescita. Però la sintesi qual è? Parliamoci chiaramente. L'anno scorso la disoccupazione, ottobre 2014, stava al 13%, oggi è 11,5%, è ancora alta, però è un punto e mezzo in meno, era il 13%, oggi è l'11,5%. La disoccupazione giovanile stava al 46%, adesso è al 39,8%, se uno è contento perché è al 39,8% va ricoverato. Però nell'ultimo anno siamo passati dal 46 al 39,8. I posti di lavoro, nel giro di un anno e mezzo, questo benedetto Jobs Act, che è più o meno contestato, ha fatto 300.000 posti di lavoro in più. Ma ne abbiamo persi 1 milione prima? Sì, ma nell'ultimo anno si è ripreso 300.000 posti di lavoro. Quindi i segnali di ripartenza ci sono. Sono sufficienti? Io non mi accontento mai. Io voglio che l'Italia vada meglio della Germania. Però so che un anno fa il dibattito era: l'Italia farà la fine della Grecia. Stavolta è: l'Italia forse non riprende subito la Germania. Un po' il dibattito è cambiato in Italia. La vera questione è: quali sono i settori su cui noi vogliamo investire per il futuro? Come possiamo far sì che i ragazzi crescano con investimenti nelle start-up, nell'innovazione? Come possiamo far diventare cultura e turismo elementi di crescita culturale, personale, ma anche economica? Come possiamo far sì che l'industria torni ad essere il punto di riferimento forte del paese in una realtà in cui la manifattura italiana è comunque la seconda al mondo? Insomma, queste sono le tematiche vere. Poi, che si faccia 0,8, 0,9 o 1%, lo possiamo dire soltanto alla fine, perché i dati sono ancora dati in movimento. Comunque, i dati sono migliori delle previsioni di inizio anno, per una volta che ci è andata bene. C'è una sola donna candidata, poi magari spunteranno, candidata sindaco nelle grandi città per ora, nel Partito Democratico o comunque nel centro-sinistra, e però è una candidata a Milano che rischia di mettere in pericolo la candidatura Sala, che sembrava acquisita e anche, per quanto si può dire, 6 mesi prima, anche una candidatura vincente. Domani lei vede Pisapia. Che succede? È aperto il campo sul Era partito dalle donne, sembrava finalmente tornare sul libro e poi l'ha buttata. No, sono tornato con una candidata donna, visto? Proprio, e poi è meglio la candidata donna o è meglio Sala? Decenni di storia insegnano che si parte da... Parliamo delle donne. Dunque sì, anch'io apprezzo molto la presenza delle donne in politica, che nel libro come viene citata, no? Non, le questioni delle amministrative, credo che formalmente non ci sia nessuna candidata ancora, perché le elezioni primarie saranno a marzo, per cui da qui a marzo ci sarà tempo, e le elezioni amministrative a giugno, quindi non sono in grado di rispondere alla domanda sulle donne candidate. Dico soltanto che nell'ultimo periodo qualcosa è cambiato in ordine alla presenza femminile, non soltanto nelle istituzioni politiche, non soltanto al governo, le ministre che hanno ruoli di responsabilità, finalmente, che in passato le ministre prendevano la delega alle pari opportunità e al sociale. Adesso finalmente la musica è cambiata. Ma vale anche per le aziende. Io ho visto l'altro giorno le reazioni alla nomina di una manager molto brava che si chiama Gioia Ghezzi, che ha lavorato a lungo nel Regno Unito, adesso lavora in Svizzera e che è diventata la presidente delle Ferrovie. E una donna che ha fatto una carriera, due lauree, Milano e non mi ricordo dove, Bologna, forse non so dove. I maligni dicono che era passata anche da Firenze. Ma perché sia chiaro, siccome questa brillante professionista che ha fatto McKinsey, gruppi assicurativi, gruppi sulla sanità, ha fatto un progetto pro bono
contro gli incidenti stradali per il comune di Firenze, taccate, hanno detto, dice, vedi, questo è del giglio magico. Cioè, non è che si guarda due lauree, un'esperienza internazionale, una donna che ha fatto... che ha avuto successo nel mondo. No, dice, questa è del giglio magico perché una volta ha incontrato Renzi e quindi di conseguenza è... Questo è per dire che cosa? Che in realtà noi stiamo facendo un grande investimento sul ruolo delle donne nella nostra società. Io credo che alcune delle figure... per esempio Fabiola Gianotti, il modo con il quale Fabiola racconta il liceo. Lei ha fatto il liceo classico. Io soffro molto perché... io sono stato rimandato a scienze al liceo classico e quindi ammetto, diciamo, che non è propriamente... al CERN ho fatto finta di aver capito tutto. Ero lì che facevo sì, ho capito, però non è vero. Abbiamo provato, abbiamo fatto domande alla fine ed effettivamente era... No, diciamo, l'aumento del contributo c'è lo stesso. Fatto Fabiola, di ma non è così, no. C'è l'aumento del contributo... avete fatto gli esami di riparazione, no? Comunque no. A Firenze sono solo andata per... turismo. Non l'avevo, ecco, voglio dire, quindi vorrei essere chiaro, e il sostegno del governo italiano a Fabiola è che lei ci è passata una volta a Firenze per sbaglio, quindi non è questo, al di là delle battute, però voglio dire che non so come andrà a finire la questione amministrativa e francamente non è la priorità in questo momento in nessun dossier e nessuna persona normale oggi che fa politica pensa che la priorità sia aprire discussioni sulle amministrative, nessuna persona normale che faccia politica può pensare che in questo momento... con grandi scenari internazionali, con la necessità di rilanciare la nostra economia, con la ripartenza del lavoro, con ciò che sta finalmente succedendo in Italia, dove l'Italia finalmente riparte, se trovate uno dice, ma io sai che il prossimo anno si vota a Grosseto. Eh sì, ho capito, il prossimo anno si vota a Grosseto, un tema affascinante, Grosseto è una grande città, però... Ma sai che Renzi sta facendo una corte segreta a Marchini? Ecco, queste sciocchezze così possono venire fuori. L'ha detto lei, nel senso che, come dire, a parte Marchini non mi sembra una donna e quindi non è fuori tema. Corte politica. Diciamo, ma no, non è che... No, non è riferito a me, è che in generale mi sembra assolutamente non in partita. Però la questione vera è... Nell'Italia degli ultimi 20 mesi le donne si sono riprese un ruolo. Io l'ho detto a Vespa quando ho fatto... Perché Vespa come funziona? Vespa parte e mette la data in cui deve stampare il libro. Fino al giorno stesso il libro di fatto è un instant book. Cioè, la mattina, io ero tornato da 8 giorni in Sud America e la mattina Vespa era lì alle 7:30 a far colazione a Palazzo Chigi con... la chiusura del libro, perché alle 5 andava in stampa, per dare un'idea. E nella nostra chiacchierata io ho detto, ci sono tante donne che hanno fatto politica in passato che non hanno avuto ruoli di responsabilità. Perché? Perché il sistema era nato per respingere le donne in politica o nelle istituzioni. Vi sembra normale che sia la prima volta in cui c'è una donna alla guida di Eni, una donna alla guida di Enel, una donna alla guida di Poste, una donna alla guida di Ferrovie? Non funziona. Come? Ecco. No, no, ma io ecco, parlo di donne. Una bella polemica. È evidente polemica, che ci sono delle omissioni, ma lì. Ah, vabbè, ho capito. Ora io tra 10 minuti vado via, lei si mette qui, però parli di donne. Se l'avesse scritto lei ci sarebbero state queste e non ce ne sarebbero state altre. Vabbè. A proposito, io sostengo, non so se ho ragione o no, che Maria Elena Boschi sia la donna che ha più potere, la politica, che ha più potere in politica nella storia italiana. Questo, come dire, sulla storia della politica italiana è molto più esperto lei. Io credo di no, sinceramente, nel senso che Maria Elena sta facendo un lavoro straordinario, come pure Roberta, come pure Marianna, come pure Federica, come pure Stefania, dico i nomi così, evitiamo i cognomi, le ho citate tutte, vero? No, la Beatrice, naturalmente, sulla sanità... Perché per la prima volta alle donne vengono dati ministeri che contano. Questa è la vera novità. Cioè la novità è che le donne hanno finalmente possibilità di incidere. E la Boschi, come tante altre, è una che incide e fa bene. Un Parlamento è una che mette, come dire, ordine, che mette con grande determinazione, fa sentire la sua voce e credo che sia assolutamente corretto. Credo che sia assolutamente corretto che ciò accada nelle realtà della difesa, credo che sia fondamentale che questo accada in tutto il capitolo delicato della sanità, in questo caso sulla sanità c'erano già state ministre donne prima di Beatrice, però abituatevi
a prendere atto che le donne in politica contano. Cioè, prima si contavano le donne. Quante donne c'ha questo governo? 3, 2, mamma mia, ci manca una donna, ho bisogno di una donna, mettiamo una donna perché sennò la lista è brutta. E invece qui adesso le donne contano. Poi, che vadano bene o male, ciascuno farà un proprio giudizio alla fine. Io ho fatto una battaglia per Federica Mogherini, alto rappresentante della politica estera europea, ed è un altro elemento, credo, a livello della politica europea. Ecco, io ho parlato con la Mogherini naturalmente nel libro, e quando io gli ho detto, ma chi lo sa se forse non sarebbe stato meglio che lei prendesse un portafoglio più pesante, lei dice, ma io i dossier li guardo, il mio ufficio principale dentro il palazzo della Commissione, eccetera. Fuori, onestamente, ma fuori si vede poco, ma insomma non se ne ha una grande evidenza. Lei è contento della scelta, ma non tanto per Federica Mogherini, che quel posto sia andato in italiana, o avrebbe preferito invece un commissario su affari, diciamo, di altro genere? Io ho proposto che l'Italia si assumesse la responsabilità della politica estera, poi quando vai nel collegio diventi espressione della Commissione, quindi non sei più espressione del Stato membro, perché penso che non ci sia cosa più importante della politica estera e perché penso che l'Italia debba recuperare un ruolo in politica estera. Gli accordi sull'Iran li abbiamo fatti senza l'Italia, perché i governi precedenti, non voglio fare polemica, non avevano avuto la possibilità di stare a quel tavolo, o la volontà, ognuno dirà quello che pensa. Io credo che invece nelle grandi partite internazionali l'Italia debba esserci. Quindi è stato un bene che si sia ripreso un ruolo su quel tema lì. Oggi a Vienna l'Italia c'è. Prima a Vienna l'Italia non c'era. A Vienna si trattava di Iran e l'Italia non c'era. Si è iniziato a parlare di Siria, devo dire grazie agli americani. Grazie agli americani. Siamo tornati al tavolo. Se non c'erano gli americani, al tavolo non tornavamo. Quindi per me la politica estera è importante. Poi la politica estera oggi sono anche le periferie, se pensiamo a quello che è accaduto in Francia, che si fa grandi discussioni, andiamo a bombardare in Siria. Bene, c'è un tema che riguarda la gestione anche del territorio nel tuo spazio. Sono europei i killer del 13 novembre. È europeo il boia dell'ISIS, è nato a Londra. Sono europei alcuni degli attentatori di questa stagione. Quindi bisogna investire sulla scuola, quindi bisogna investire sulla cultura, quindi bisogna investire sulla ricerca, quindi bisogna raccontare storie belle, credibili, perché le persone tornino a credere nei valori in cui siamo. Questo è il punto centrale. A proposito di cultura, come funzionerà materialmente il bonus dei 500 euro agli studenti? Cioè saranno spendibili fisicamente soltanto in libreria e musei? Neanche in libreria, lo dico così la Mondadori si arrabbia, perché per esempio magari uno compra il libro di Bruno Vespa e qualcuno dice ma questa è la mia cultura. La formazione e quindi parte la polemica. Una cosa che quindi per esempio il bonus non sarà utilizzabile per comprare il libro di Vespa. Ecco. Non so quanti diciottenni volevano aspettare il 1° gennaio per comprare il libro di Vespa. Ecco, tutti coloro, facciamo la parte, recuperiamo, se no si litiga con Vespa, possono comprarlo a Natale prima, e sarà già esaurito a Natale. Esattamente. Quindi va bene. Però il punto è, questi denari vanno per teatro, concerti, musei, mostre, spettacoli dal vivo, esibizioni, vanno per quella parte di cultura che per me è formazione dell'anima, che è un incentivo, un incoraggiamento ai diciottenni a rendersi conto qual è il loro vero ruolo nel mondo. Perfetto, ma fisicamente, loro sono coeredi, un bonus elettronico. Se gli mandate 500 euro, quelli se li vanno a spendere a Flipper, voglio dire, insomma. No, Flipper, invece, Vespa, ora diciottenne, se lei mi trova un diciottenne che va al Flipper, Vespa, è cascato sul Flipper lei. Ma, come, cioè, è... sono costretti, li accettano. Ora io vado via così parla la Gianotti che è meglio per tutti. No, però il tema del flipper è un tema che resterà nella storia, perché va approfondito. Il diciottenne col flipper, no. A parte le battute, lei è un tema con Orfini fa giochi più elevati, ho visto in genere. Lasci stare che ho perso. Ho perso la Liguria e ho perso la PlayStation. Giochiamo adesso, lei ha ancora soltanto 10 minuti. No, però il tema del bonus, per chiudere il tema del bonus che è importante, mi hanno detto che noi stiamo cercando di buttare via i soldi per comprarci il voto delle persone. Io non trovo frase più volgare e squallida di questa. Per anni le tasse in Italia sono andate su. Ora che stanno andando giù, dice,
ma lui butta giù le tasse o mette i bonus soltanto per prendersi il voto. A parte il fatto che fino al 2018 non si vota. Che... Sicuro, eh? Ma ci può scommettere. Bene. L'ha detto. Il punto però, sì, però è una delle poche cose che sto dicendo in modo quasi arteriosclerotico dall'inizio, quindi non è una non news. Mi scusi Vespa, se butti giù la tassa sulla casa, lo fai per comprarti il voto? Se dai 80 euro a chi guadagna meno 1.500, lo fai per comprarti il voto? Se dai il bonus ai professori, che sono tutti arrabbiati con te, peraltro, lo fai per comprarti il voto? Ma non c'è qualcuno che dica, porca miseria, possono piacere o meno, ma sono delle misure che tentano di restituire ai cittadini ciò che in questi anni è stato portato via ai cittadini. I diciottenni per me sono un simbolo. Io vorrei che un diciottenne andasse a teatro. E lo dico perché se il diciottenne va a teatro si rende conto di che cos'è l'Italia. Poi io sono perché giochi alla PlayStation, perché faccia quello che gli pare, perché stia su Facebook, perché twitti quello che vuole. Ma se per una volta noi diamo un messaggio educativo e pedagogico come Stato, che è quello che il teatro, che il concerto, che la musica, che la fondazione lirico-sinfonica, che la mostra, è un valore bello per questo paese. Ma vi sembra che stiamo dicendo una cosa particolarmente emozionante dal punto di vista elettorale? O stiamo cercando di dire a quei ragazzi sei cittadino e non sei soltanto consumatore? Io credo che questa sia la misura. Io non mi aspettavo di avere gli applausi per la misura dei diciottenni, anche perché i diciottenni votano quello che gli pare, ammesso che votino. E poi non voteranno adesso. Ma uno che dica sono orgoglioso di essere italiano, e nell'essere italiano c'è anche il fatto che apprezzo il teatro, che apprezzo la musica, che apprezzo i concerti, che apprezzo ciò che i terroristi non vogliono. L'ha vista quell'immagine dell'imam che dice, l'imam estremista, che insegna al bambino a odiare la musica? Loro odiano ciò che noi amiamo. Io amo la musica perché sono italiano, e sono italiano perché ho dei valori. Questi valori li voglio difendere giocando in positivo, e i miei ragazzi di 18 anni devono abituarsi a pensare che nelle periferie del loro scontento l'Italia non sta a guardare. Provo a offrirgli un'opportunità. Dopodiché, se qualcuno pensa che sia una mancia elettorale, molto semplice, non la spende e questi soldi restano in mano allo Stato italiano. Quindi tutti quelli che dicono ah, non voglio spendere questi soldi, e non ci andare a teatro, questi soldi li spenderemo in un altro modo. Noi ce ne facciamo una brevissima, conclusione con le nostre ospiti, ecco. E poi la lasciamo. Che cosa vorrebbe la Presidente del Consiglio? La politica. A parte il posto fisso per tutti i ricercatori come me. Noi, a parte il porto fisso per tutti i ricercatori. Come ha già detto la Fabiola, ci servono 50 milioni di euro per l'upgrade di LHC per gli NFN, e no, vorrei ricordare che se no non ci votano, questa è la frase, la mancia elettorale. Vorrei ricordare che di tutti questi soldi che noi chiediamo il 20-50% ci ritorna in commesse per l'Italia, perché noi per fare scienza e ricerca di punta abbiamo una tecnologia d'avanguardia che solo le nostre aziende possono fare, quindi tutto quello che chiediamo verrà indietro per fare della bella Italia, come Fabiola, la Presidente. Fabiola, la conclusione. Piace. Che deve fare realisticamente il governo? La domanda è chi si candida a Milano? Queste sono le domande. Domani. Io penso che sia molto importante in generale, non solo in Italia, ma in tutti i paesi che partecipano al CERN, che venga riconosciuta l'importanza della ricerca fondamentale, non soltanto perché la ricerca fondamentale significa conoscenza, la conoscenza è uno dei valori più importanti per l'uomo, come l'arte, quindi non si mette in discussione che la ricerca vada fatta, perché la conoscenza non si può arrestare, ma la ricerca è anche la linfa del progresso. Senza ricerca di base, prima o poi il progresso si ferma, e quindi direi che bisogna investire nella ricerca fondamentalmente a livelli adeguati. L'Europa in media è il 2% del PIL, ma bisogna anche investire sui giovani. Presidente, per chiudere, qual è la donna della storia d'Italia che le piace di più? Prescindendo dal mio libro. L'elettrice palatina, perché è la donna che ha salvato Firenze, che ha cambiato Firenze. Scusate, naturalmente non ci sarà nel libro, no. È chiaro. Firenze, tra l'altro mi ha appena scritto Padoan dicendo sullo 09 tieni la linea, non è Roma-Fiorentina questa, quindi è stato divertente, per cui la mia posizione sullo 09% sull'Istat e la crescita è totalmente quella di Padoan, lo dico perché sono appena stato richiamato all'ordine dal ministro e non vorrei aver adito. Ho visto che scriveva lei, era lei che richiamava all'ordine Padoan, no? Padoan, faccia vedere, c'è il foglio. No, mi fido, non mi è Fiorentina-Roma. Mi fido. Il mio rapporto con Piercarlo è ottimo, quindi non c'è... Con la Roma che scende così, credo che peggiorerà. La Fiorentina non è che è salita molto, però al di là delle battute,
L'elettrice palatina perché? Perché quando Firenze, di fatto i Medici non hanno più eredi, questa straordinaria donna scrive un legato, il legato di famiglia, scrive il testamento, siamo nella prima metà del Settecento, e scrive che lascia tutti i beni della città, li lascia allo Stato, meglio li lascia a Firenze, che però è intesa come Stato, tant'è che oggi appartengono allo Stato, a parte Palazzo Vecchio, che fu dato in cambio dopo l'Unità d'Italia, per utilizza delle frasi meravigliose per il godimento dei cittadini e dei forestieri, cioè capisce il senso dell'identità della cultura per dei cittadini e la capacità turistica dei... Beh, nel libro però ci sono Caterina e Maria de' Medici, sono due grandi fiorentine, insomma. Che hanno fatto grande la storia di Francia. Esattamente, e la cucina di Francia. E hanno fatto grande la cucina, però al di là di tutto lasciatemi dire che di donne italiane, che, al di là che può sembrare una cosa banale, ma credetemi non lo è, persone come Fabiola ci rendono orgogliosi per un motivo molto semplice, anche se volete molto, molto, molto banale per tanti aspetti. Fatevi raccontare la sua storia, dicevo prima, al liceo. Credo che sia anche nel... Io non ho letto il libro, quindi sono gravissimo, aspetto il bonus. No. Parte da un liceo, liceo classico. Trova nella formazione, nel sistema scolastico italiano, degli strumenti per poter eccellere a livello mondiale. Poi con una determinazione, una tenacia straordinaria, diventa un punto di riferimento mondiale. E sì, il suo paese l'ha aiutata a partire dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Presidente Mattarella, nel raggiungere l'obiettivo, perché come ovvio che sia, queste sono anche partite, tra virgolette, diplomatiche. Ma è stato possibile perché aveva quella sua capacità di fare squadra, quella grande scuola italiana nel suo settore che rivendica con orgoglio e che ci fa tutti essere orgogliosi, e che porta oggi, secondo me, questa donna ad essere un punto di riferimento strepitoso per l'Italia. Ecco, a mio giudizio ci sono storie meravigliose di donne oggi che anche nella quotidianità, in molti casi, fanno dei risultati che sono risultati incredibili e che troppo spesso la politica ha disconosciuto. Quando trovi delle scienziate, delle ricercatrici, delle professioniste che ottengono risultati, che ottiene Fabiola, che peraltro adesso c'ha da divertirsi perché per i prossimi cinque anni, dovrà far vedere ancora di più e far meglio di chi l'ha preceduta al CERN, perché questo è il compito degli scienziati, io credo che sia una delle cose di cui semplicemente noi come italiani dobbiamo essere orgogliosi. Quindi al di là di tutte le discussioni sulle primarie che lasceranno il tempo che trovano, se c'è una cosa di cui oggi possiamo essere orgogliosi è che ci siano persone come Fabiola. Allora, e auguriamo a Sara di essere Fabiola, altrettanto. Forza Sara, grazie Presidente. Grazie al Presidente e grazie a voi. Vado dall'Afghanistan.